Buonasera a tutti, direi che ci conosciamo tutti e abbiamo questo momento di riflessione, di incontro con Edoardo Martinelli, allievo di Don Milani a Barbiana, e che è un confronto con lui che ringraziamo per essere qui, non solo oggi, anche domani verrà in laboratorio con le nostre classi, e confronto non solo con lui ma con la nostra storia. Sì, non però poi gli spiego, ce lo so, però lo so, non è un momento di sbandamento e la dominante è sempre un'eccezione, quindi non c'è da stupirsi, ma un confronto con l'opera di Don Milani, dirlo è impegnativo. Anche un confronto con la nostra storia, visto che la cosa è meno impegnativa. Io parlerò soprattutto di questo, no? Della nostra storia, cercando di dare a Edoardo un po' dei riferimenti, insomma, anche conoscitivi. Di una scuola che nel 1976 ha fatto una scelta assolutamente non casuale, ma una scelta intenzionale di intitolarsi a Don Milani. Una scuola nata nel 1976 come scuola sperimentale, utilizzando uno dei freschi decreti delegati del 74, che istituiva appunto possibilità di fare sperimentazioni di struttura, no? Non era una sperimentazione metodologico-didattica, ma di struttura. Sperimentazione, cioè nuova scuola, perché è una scuola che nasce da una scissione, perché prima c'era la scuola Media Colombo. All'interno della scuola Media Colombo del 1967, nelle sezioni differenziali, delle classi differenziali, che erano ben 5, è vero che allora la scuola media a Colombo era un periodo del boom demografico, era molto grossa, però ben 5 sezioni erano sezioni fatte di classi differenziali. Per chi non lo sapesse, le classi differenziali erano formate, come diceva la normativa, dagli alunni caratteriali o ritardati. Questa era la in cui per ritardato si intendeva come gravi ritardi scolastici, ma insomma poi il confine era abbastanza labile e preciso, non da portatori di handicap o disabili, perché sapete che fino al 1977, fino alla legge 517, in Italia i disabili, i portatori di handicap, potevano frequentare solo scuole speciali, istituti, quindi non era previsto l'inserimento. Quindi nelle classi differenziali ci stavano i cosiddetti caratteriali. In queste classi nasce una sperimentazione 67 dopo 9 anni, per motivi tra l'altro che sarebbe bello approfondire, questo potrebbe essere la partenza anche di una ricerca storica di archivio, ma ammesso poi che l'archivio sia sufficientemente in ordine per consentire una ricerca storica, i motivi di questa scissione. No? Per cui si decise di passare da una sperimentazione all'interno delle classi differenziali a proprio formare una nuova scuola che chiese al Ministero, perché si deve chiedere questo, chiese al Ministero di chiamarsi Don Milani. E insomma, quindi un nome pesante, no? Ragionandoci mi è venuta in mente un po' l'espressione latina, no? Nomen, nomen, no? Che deriva dalla credenza degli antichi romani, che nel nome si, si,
si manifestasse, si celasse la natura di una persona, il suo destino addirittura, no? Quindi, insomma, un po' di questo c'era in chi decise di chiamare, la nostra scuola, intitolarla a Don Milani, cioè l'idea che potesse proseguire idealmente, no, l'esperienza di Barbiato. Quindi insomma questo nome ci interroga, no? Io credo che abbia interrogato e che abbia sollecitato tutti coloro che in questi decenni hanno fatto parte di questa storia, ma ci debba interrogare anche oggi, e credo che stasera questo, no, potrebbe essere uno dei temi, cioè quanto dell'esperienza di Barbiana, quanto dei contenuti del, insomma, poi del testo più noto che ha espresso quell'esperienza, che è Lettera a una professoressa, sono passati nei decenni, sono stati trasmessi, rielaborati, hanno prodotto pratiche didattiche ed innovazioni all'interno della nostra scuola. Ma io credo, farò riferimento a tre aspetti fondamentalmente. Un elemento di cornice, no? Di cornice valoriale. Io credo che tutti coloro che hanno fatto parte di questa strana, straordinaria nel senso letterale, di autolicenziamento, proprio fuori dall'ordinario esperienza della Don Milani, abbiano condiviso il messaggio, uno dei messaggi fondamentali di Lettera a una professoressa, che è quello di vedere la scuola come leva di riduzione, come una delle più potenti, se non la più potente, leva di riduzione delle disuguaglianze. E come si diceva allora, ora si usa meno questo termine, ma allora anche nella sociologia dell'educazione era molto diffuso, come leva di decondizionamento sociale, no? Prendendo un po' alla lettera l'articolo 3 della Costituzione, no? Che dice, secondo o terzo comma, che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà dei cittadini, no? Visto che forse quello che è una delle parti della nostra carta fondamentale che piace meno a tanti in questo paese, no? Qualcuno addirittura ha parlato di elemento di socialismo e di comunismo all'interno della nostra Costituzione, perché è sicuramente un fattore programmatico forte, perché il significato è molto chiaro: la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale. Quali sono questi ostacoli? Sono le diseguaglianze. E ecco, riprendendo ieri in mano Lettera a una professoressa, una cosa che mi ha stupito proprio, perché forse non mi aveva colpito in altre volte che lo avevo ripreso, è la quantità di dati, le statistiche sulla povertà, su quella che oggi con termine moderno, un po' neutro, asettico, tecnico, chiamiamo dispersione scolastica, o con uno dei tanti inglesismi, drop out, no? Che è anche un aspetto di modernità, no? Perché negli anni 60 i testi e i discorsi sulla scuola erano fondamentalmente umanistici, venivano dal mondo della pedagogia, cioè in Italia le cosiddette scienze umane, per esempio la sociologia dell'educazione, allora negli anni 60 erano molto indietro,
molto indietro. In lettera a una professoressa c'è un richiamo continuo a dati, dati numeri, dati oggettivi su quella che mi pare sia chiamata la strage dei poveri, no? E che noi, ripeto, con un termine molto più asettico, chiamiamo dispersione scolastica. E recentemente con alcuni di voi abbiamo frequentato qui al DISFOR, la Scienza della Formazione, un seminario di 3 giorni che era, cui argomento era la valutazione dei sistemi scolastici, perché sapete che questo è il primo tema all'ordine del giorno, nelle agende di tutti gli stati europei, compresa l'Italia, ma però interessante, valutazione dei sistemi scolastici e diseguaglianze, no? Anzi, il tema forse era la valutazione delle scuole per ridurre, quindi c'era proprio questa finalizzazione, per ridurre le diseguaglianze. E in quel seminario i dati recenti, no? In lettera a una professoressa, sono i dati, sono nel libro del 67, quindi probabilmente i dati citati sono ancora precedenti degli anni del boom 58, 62, 63 del boom economico. Ma nel seminario del DISFOR di 2 mesi fa, del gennaio 2017, tutti i dati che sono stati presentati, da questi dati emergeva che le 3 correlazioni fondamentali erano assai più forti e più gravi di prima: la correlazione tra l'ambiente sociale di provenienza e il percorso scolastico, cioè la lunghezza del percorso scolastico, la quantità di anni di frequenza della scuola di studio; la seconda correlazione tra l'ambiente sociale di provenienza e il titolo di studio conseguito, quindi l'esito di questo percorso scolastico; e la terza correlazione tra l'ambiente sociale di provenienza e il rendimento del titolo di studio, cioè a parità di titolo di studio chi viene da certi ambienti sociali, chi ha quello che oggi si chiama un determinato capitale sociale e di relazione, fa rendere assai di più lo stesso titolo di studio di chi, provenendo da certi ambienti sociali, diciamo, ha molto meno capitale sociale da spendere sul mercato del lavoro. Ecco, queste 3 correlazioni sono molto più salde e forti oggi di 20, 30, 40 anni fa. Cioè, questo significa che le diseguaglianze condizionano e incidono sui percorsi e gli esiti scolastici più oggi che negli anni 60. Questo è un dato che, devo dire, mi ha sorpreso, no? Perché mi ha parzialmente sorpreso, perché non è vero che mi ha sorpreso, ma mi ha colpito il fatto che ormai la nostra percezione, perché ovviamente questi erano dati riferiti agli studenti, diciamo, questi ultimi anni, no, sono dati riferiti a statistiche dal 2010 in poi. E credo che oggi la percezione del condizionamento sociale sia in qualche modo oscurata dalla questione delle migrazioni, ma anche perché la stessa questione delle migrazioni non è individuata nella sua essenza, cioè la sua essenza è quella di essere una questione sociale, perché sono soprattutto e quasi esclusivamente i poveri che migrano, no? E questo, credo, l'emergenza di questo problema abbia fatto velo a una percezione dell'aumento delle diseguaglianze e del condizionamento di queste diseguaglianze sui percorsi di studio in Italia in questi ultimi anni. E la seconda grande questione che ho
trovato in lettera una professoressa è quella, sì, del pieno tempo, no? Come si dice in un punto del libro, no? Poi successivamente è diventato tempo pieno, ma ho avuto l'impressione che il pieno tempo, con questa sottolineatura quasi l'aggettivo che anticipa, contenesse un significato maggiore di quello che ormai per noi è il tempo pieno, vissuto in modo molto quantitativo, semplicemente come un'espansione quantitativa delle ore di permanenza a scuola dei bambini. E ecco, anche qui l'attualità di questo aspetto, di una riflessione sul tempo scuola e sulla sua qualità, no? Sulla sua pienezza, su cosa c'è, cosa ci mettiamo dentro in questo tempo anche allungato o prolungato che sia, credo che sia un altro elemento di fortissima attualità. Guardate, anche qui vogliamo citare delle ricerche, ci sono ricerche che smentiscono alcune convinzioni, diciamo così, anche del mondo progressista della scuola. Per esempio, gran parte delle ricerche dice che c'è, diciamo, che il numero degli alunni per classe è una variabile che non condiziona in modo significativo l'efficacia della scuola. Mentre ricerche recenti, anche degli ultimi 10-15 anni, sottolineano tutte che invece l'enorme importanza, quindi la correlazione, la significatività della correlazione tra il tempo scuola, e qui si parla non solo del tempo giornaliero, settimanale, ma anche di quello annuale, no? Perché in lettera una professoressa si parla di una scuola che non chiude mai, no? Anche nei giorni di festa. E la correlazione tra il tempo scuola e ripeto, quella che oggi noi asetticamente chiamiamo prevenzione della dispersione scolastica, dell'emarginazione. E il terzo elemento, Barbiana non è stata un'esperienza scolastica o di doposcuola, come ce n'erano tante tra l'altro in quel periodo e ce ne saranno state ancora di più negli anni 70. Non era un'esperienza scolastica, diciamo così, il termine non è bello, ma non so se mi faccio compassionevole, no? Espressione solo di solidarietà sociale o in termini religiosi, di carità. È stata un'esperienza formativa estremamente colta e aggiornata. Aggiornata ai movimenti, alle teorie pedagogiche e didattiche, alle pratiche di rinnovamento, di innovazione di quegli anni tra le più avanzate. E pochi anni prima ci fu una corrispondenza stretta e continuativa tra gli allievi di Barbiana e i bambini di Mario Lodi. E Mario Lodi stesso si recò in visita a Barbiana, mi pare nell'estate del 63. E insomma, tra queste due esperienze si è tessuto un fitto scambio di non solo di notizie, ma poi anche di riflessioni. E insomma, Barbiana sta dentro a quel grande movimento delle scuole attive, all'attivismo pedagogico, sul piano filosofico, al pragmatismo di Dewey e di altri, che allora, sarebbe da dire, sarebbe proprio il caso anche di rileggerseli adesso, comunque allora erano la punta più avanzata sul piano della ricerca didattica ed educativa.
Ecco, quindi per concludere, io credo che il riferimento, il contributo più importante che ci è venuto da Bardiani, ci è a noi, no, della Don Milani, in questi decenni, e io purtroppo in questa età non li ho vissuti tutti, ma gli ultimi 20-25 sì, credo sia l'intreccio indissolubile tra un atteggiamento etico di attenzione, di cura e anche di discriminazione positiva, no? Di dire bisogna dare, di dire di fare, bisogna dare di più a chi ha di meno, bisogna discriminare in modo positivo in questo senso qui. L'intreccio tra questo atteggiamento di attenzione, cura e discriminazione positiva verso i più deboli e verso gli svantaggiati, con la riflessione, la ricerca e l'innovazione didattica educativa. Questo intreccio è fondamentale, perché se l'attenzione e la cura verso i più deboli, se non sono nutriti proprio culturalmente di saperi e di teorie, rischiano, ripeto, come dicevo prima, di essere solo un pur dignitosissimo e ammirevole, ma un atteggiamento compassionevole. D'altra parte, lo studio, la ricerca didattica educativa, se non sono nutrite e alimentate da un'etica di quel tipo lì, rischiano poi di assoggettarsi ad agende e contenuti e finalità che peraltro in questi ultimi 10-15 anni conosciamo molto bene, no? Perché sono le agende neoliberali, le cosiddette riforme, no? Nello stravolgimento di questa parola che c'è stata negli ultimi 15-20 anni, no? La riforma era la parola, ci vuole la riforma della scuola. Negli ultimi 10-15 anni le riforme che ci sono state anche imposte e dettate dall'Europa, insomma i nostri governi hanno accettato, direi in modo abbastanza indistinto, hanno accettato supinamente, hanno completamente stravolto questo termine. Concludo qui e devo la parola a te, perché penso che sia io lo anche. Io vi ringrazio intanto dell'opportunità che ho avuto stamani di incontrare, no, oggi pomeriggio subito, i ragazzi, perché diciamo è stato per me un tuffo, no, erano anni che non avevo un po' perso, diciamo, il polso della situazione, no, dei ragazzi, il loro modo d'essere, il loro modo di comportarsi. E devo dire che mi ha fatto un enorme piacere incontrare un gruppo classe in una scuola che non è più un contenitore ma torna ad essere un luogo, no? Perché io credo che il problema della scuola d'oggi, se noi ci si perdesse a parlare di metodologie tecniche, sembrerebbe uno di quei discorsi di tipo intellettualoide, come direbbe Don Milani, che non ci porterebbe mai ad affrontare la realtà, no? Io credo che il problema dei problemi oggi è che la scuola è diventata un semplice contenitore e il modo di riflettere sulla scuola si basa solo sulle quantità, no? Fino ad arrivare all'assurdo che un gruppo classe, o che sia di 15 o che sia di 34 ragazzi, è la stessa cosa. L'ho sentito, no, pochi minuti fa, e
questo mi diventa la riprova di come si riflette. Barbiana era un luogo, e era un luogo che non poteva essere delimitato entro le quattro mura. E per capire questo bisogna un po' demolire dei luoghi comuni, no? Che ci scappano a tutti. Quando diciamo, per esempio, Barbiana è quel luogo dove si entra la mattina all'8 e si va via la sera all'8. Questo luogo comune non ci porta da nessuna parte. Sono atti di eroismo, Don Milani era una persona eroica, però metterlo su un piedistallo e farne un santino è il modo migliore per renderlo impotente. Non è questa la strada che vogliamo percorrere per capire. Perché demolire questi luoghi comuni? Perché Barbiana era un luogo dove si è creata una scuola autogestita, non ce lo dimentichiamo, no? Perché Barbiana era una comunità pensante, per quanto fosse un mondo di contadini di montagna, l'intero ambiente si era arricchito a livello culturale, per cui la partecipazione all'attività, poi in seguito quando parleremo di cos'è veramente la scrittura collettiva, capirete l'apporto del popolo quanto era importante, no? Questa complicità educativa, no? Che trasforma la scuola in un contenitore a sé, dove gli altri soggetti sociali non partecipano, no? Mentre Barbiana era un luogo dove la complicità educativa era tante e tale che la collaborazione famiglie, insegnanti, allievi, no? Creavano quel clima classe che io un po' ho respirato anche stamani, anche se ovviamente la scuola istituzione non è la scuola in campagna, come no, dove l'espansione di certe idee possono anche, no, questo tipo di eccezionalità però non possa diventare il modello. L'insegnamento di Don Milani è un altro. Allora, Barbiana era una scuola d'emergenza. Come emergenza, in emergenza era l'intera società. Erano i tempi in cui il 70% della popolazione lavorava per darci da mangiare. Oggi siamo in un contesto dove l'1% della popolazione ci dà da mangiare. Io credo che l'importanza delle statistiche per comprendere il contesto di realtà, e se la scuola, cioè la critica principale della lettera a una professoressa, per chi riesce a leggere tra le righe, è quella frase: scuola vivi fine a te stessa. Cioè non hai un rapporto con la realtà. Dai in montagna temi sulle carrozze ferroviarie, tema bellissimo, ma in un contesto in cui il treno nessuno l'ha visto, no? E non è che oggi è diverso, nel senso che nella scuola, per esempio, c'è una parola che è tornata a diventare fuori legge. Se noi usiamo la espressione politica, subito nasce un brusio ma comunque continuiamo sul percorso che avevo iniziato. Scuola dell'emergenza, no? Tutto il paese era in emergenza, e di conseguenza è ovvio che l'aspetto specifico della scolarizzazione di massa era estremamente importante. Però dentro questa emergenza, chi viveva quotidianamente la scuola percepiva, no, un cambiamento radicale sia nel modo d'essere, nel modo di vivere, che ovviamente nel modo di fare scuola, perché io, per esempio, che faccio parte dei famosi Gianni, io a Barbiana aggiungo subito dopo
l'incontro tra Don Milani e Mario Lodi, e la scuola ha un cambiamento radicale, no, perché Don Milani non era una figura statica, no? E ovviamente dopo una lunga esperienza educativa il suo modo di fare scuola è completamente cambiato. È vero che già San Donato rifiutava la lezione frontale, però non era certo quel contesto che aveva lentamente creato nella scuola di Barbiana, che per esempio a chi come me proveniva dalla scuola tradizionale ne rimaneva subito, no? Cioè uno entra in un contesto dove tutto cambia, dove non esista più il registro, non esiste più la cattedra, la lavagna, esistono tavoli attorno ai quali i ragazzi si, no, si siedono e tutto avviene a livello di letture collettive, di riflessioni collettive, partendo dalla lettura del giornale. No, molti dicono noi utilizziamo il metodo di Don Milani perché una volta al mese leggiamo il giornale. Non è così. Cioè se te leggi una volta al mese il giornale fai una sperimentazione, no? Se te una volta al mese fai l'ora delle emozioni, tu sei in una fase di recupero, cioè riconosci di avere dei seri problemi, no? E meno male c'è gli esperti che ci riemozionano, però l'emotività è trasversale, no? Così si potrebbe dire di tante cose per capire quanto di Barbiana si è fatto. Allora, scuola dell'emergenza significava anche che i figli di contadini a 12 anni, 13 anni al massimo, appena finivano la scuola media, andavano a lavorare. Cioè noi la mattina quando si partiva di casa, no? Ci davano il falcetto, no? O il tronchetto di legno da portare e buttare nella stufa, no? Non è come oggi che ormai la tecnologia ci protegge in modo tale che non si direbbe mai a un ragazzo va nell'orto e piglia un cavolo, no? Abbiamo tutto predisposto nella, quindi il senso delle cose è più difficile da... No, noi avevamo un rapporto tale con la realtà che anche mentre camminavamo, potendo, si doveva far l'erba ai conigli, no? Perché un ragazzo in qualche modo contribuiva alla società, no? Si dice Don Milani è contro il gioco, niente di più stupido, no? Non solo perché lui sosteneva, perché si sapeva difendere. No, divertire, cosa vuol dire divertire? Allora rincorriamo la parola. Divertire vuol dire scantonare, fare cose diverse. E allora diceva a tutti gli intellettuali che lo criticavano, chi si diverte più di noi che non facciamo mai le stesse cose? No, però in realtà il discorso è molto più complesso. Don Milani arriva nella parrocchia quando era giovanissimo e arriva con tutti i balocchi, la scherma, il pallone, la palla a corda, il tennis, no? Che a quei tempi lo chiamavano così, cioè tutto quello che era il patrimonio, le risorse di cui aveva goduto da ragazzo, le aveva trasferite nel luogo dove faceva e svolgeva il suo apostolato. Quindi vuol dire che non è che rifiutasse il gioco, però si è reso conto che nel mondo dei contadini, dove il tempo libero non esisteva e lui invece ne aveva goduto tanto, pensiamo solo agli anni sabbatici di Don Milani, no? L'anno di sci, cioè l'anno di sport, la pittura, cioè tutto un vivere anni sabbatici dentro una logica che poi lui ha reso estremamente intelligente, no? Perché non è che perdesse tempo. Però è un
uno stupido pregiudizio quello di dire che Don Milani era contro il gioco o contro il divertimento. Don Milani ha rispettato la cultura che ha incontrato, anche a malincuore, no? Perché, voglio dire, se voi andate a Calenzano esiste ancora l'associazione Bessi del ciclismo fondata da Don Milani, eppure nessuno direbbe che Don Milani era un appassionato di ciclismo. Cioè la sua sensibilità lo ha portato a rimuovere quel tipo di piacere, perché al momento in cui si è reso conto delle grandi ingiustizie non provava più piacere. Per lui giocare era diventato una cosa insopportabile, inconcepibile, no? Perché questa sensibilità, no, di immedesimarsi nel popolo non era solo l'acquisizione del linguaggio, come faceva Tolstoi per scrivere i suoi romanzi, che già è una grande cosa, ma lui si è veramente identificato, no, dentro questa cultura. Cioè, pensate solo alla, no, tutti pensano Barbiana come una punizione, io no, per me Don Milani non è mai stato punito. Don Milani era un estremista, un caparbio, uno incapace di mediare con le istituzioni, e voi provate a dimostrarmi che questo non è vero, e di conseguenza ha preteso cose che non gli toccavano, no? Perché quando uno fa il cappellano al parroco, non è che di diritto diventa parroco, esiste una legge canonica che ha le sue regole, sarebbe come dire che io entro in una scuola e pretendo di, quello è il suo carattere, la sua caparbietà, la sua passionalità, no? Io quando devo definire Don Milani in due parole dico un mistico tradito dalla passionalità, nemmeno parlatore, perché Don Milani era tremendamente passionale nelle sue cose, parlo come carattere, come modo di essere. Quindi è ovvio che la punizione è uno scontro frontale tra un mondo cattolico che noi oggi rivendichiamo tra i più, no, significativamente sensibili, perché a mandare Don Milani a Barbiano è Florit, cioè il vescovo che è rimasto tridentino nonostante il Concilio Vaticano II, no, che poi ha generato il periodo del papato dell'ultimo papa che ha riportato la Chiesa alle logiche tridentine, mentre questo nuovo papa la riporta, no? Cioè abbiamo visto questi spostamenti che hanno generato anche in campo politico dei disastri, no? Tipo l'alleanza con un ubriacone come Yeltsin, tutto l'Occidente ha preferito allearsi con un ubriacone che invece di allearsi con una persona pensante come la Gorbaciov. Ma questo è un esempio, si è preferito condannare la terza via che si presentava nel terzo mondo, che erano movimenti capitanati da preti, come la teologia della liberazione, no? E si è abbracciato gente come Pinochet, no? Quindi capite bene che anche a quei tempi c'erano questi conflitti e questi contrasti, e a mandare Don Milani a Barbiano è stato dalla Costa. Dalla Costa è quel vescovo che quando Mussolini e Hitler si sono incontrati a Firenze ha messo drappi neri alle finestre e ha rifiutato di incontrarli. Il suo padre spirituale era stato già bastonato due volte dai fascisti, Don Bensi, che non ha mai difeso, no, che ha sempre difeso il gappista che è intervenuto contro il filosofo a Firenze, no? Perché la Chiesa fiorentina è stata attiva nella resistenza. Cioè, voi sapete che Firenze è stata liberata a favore di popolo. L'oro degli ebrei era nella chiesa di San Michelino,
Cioè Don Milani viveva nel rapporto con quel tipo di chiesa a cui era obbediente tutta una vocazione che gli era scaturita dal disagio d'aver vissuto il massimo del privilegio, no? 23 poderi vuol dire almeno 300 persone che lavorava per la sua famiglia, no? 23 poderi. Quindi capite bene, se su 5 macchine 3 erano dei Milani in quel periodo, se avevano la casa in città, al mare, in montagna e si permettevano quello che si permettevano, è ovvio che Don Milani, un po' come il Buddha, ha vissuto questo, no? Processo, noi diciamo di illuminazione, ma è quando uno proprio si trova a spiattellarsi in terra, mi viene da dire, no? Il massimo del privilegio e non essere più nulla, tutta la famiglia che scappa, no? Perché essendo in parte ebrei, lui ha vissuto il massimo del privilegio e non contare più niente. E chi è che l'ha protetto? La Chiesa fiorentina. La Chiesa fiorentina che, se voi guardate le immagini di quei preti, sono vestiti da militare perché hanno coordinato con la, no, la resistenza fiorentina. Cioè i partigiani dal Monte Giovi, che per paradosso è qualche centinaio di metri più su di Bargana, no? Sono entrati in Firenze passando dalle sacrestie. La clandestinità è entrata tutta così. Ora, un vescovo così punisce Don Milani? Don Milani era un caparbio, un estremista, un passionale, e per lui, siccome aveva fatto bene il suo lavoro, di diritto doveva diventare. Però io dico che questa fu per lui provvidenza. Perché a Bargana lui trovò il luogo, diciamo, della non disuguaglianza, diciamo, nel senso che c'era solo contadini, e lui in quella comunità è riuscito a creare quel miracolo che non è solo la scuola, ma di una comunità che è riuscita a convivere condividendo tutto, no? Perché per ritornare all'idea del tempo, ma nessuno mai si è chiesto, visto che è scritto anche nella lettera ad una professoressa, ma sì, a Bargana si andava a scuola dalla mattina alla sera, ma 4-5 mesi l'anno, dall'età di 12 anni, li passavamo all'estero, no? Tutti noi siamo stati all'estero. Io sono stato all'estero anche in un periodo che mi ha cambiato un po' gli schemi mentali, i sit-in di Bertrand Russell, la Clareca che faceva segretariato a Eric Fromm e che mi ha ospitato, i concerti di Segovia che erano fuoriuscito, le riunioni con i movimenti africani, l'apartheid, Solinais, una delle prime letture di Edith Cliva per capire i movimenti, come si dice, americani. No, non ci dimentichiamo che quando eravamo bambini in America i neri non votavano, no? Questo era il contesto nel quale, ma poi noi eravamo ragazzi, nasceva il rock, noi siamo andati ai concerti dei Beatles, dei Rolling Stones, cioè abbiamo ricordi di vita così, cioè capite i luoghi comuni. La realtà è che noi oggi prendiamo bambini di 3 anni, li conduciamo all'età adulta, e Don Milani non ha mai voluto di questo tempo, e il risultato ce lo, no, noi abbiamo rifiutato come educatori la verifica, però ora ce la fa la vita, no? Tullio De Mauro ci sta, ha fatto prima di lasciarci, attraverso un'indagine statistica che ha coinvolto tutte le università, ha dimostrato che l'80% degli italiani non sa leggere e scrivere. Ora, capite bene che questo è il contesto di realtà, cioè che un 1% della popolazione ci dà da mangiare e non più il 70%.
e che nonostante la grande spolarizzazione siamo tornati ad essere un paese di analfabeti. Quindi è ovvio che per Don Milani, no? Se voi leggete l'autodifesa, che è uno dei testi collettivi a cui io ho partecipato e che conosco molto bene, c'è due titoli, no? Il motivo occasionale, che scaturisce dalla lettura del giornale, no? Come anche oggi ho visto che si parte dagli elementi informali che i ragazzi conoscono per creare una mappatura, no? Mi è piaciuto tantissimo la lezione di stamani in cui io mi sono perso, perché all'inizio io non capivo, per esempio, no? Perché è così questo modo di fare scuola. Uno se entra in classe all'improvviso la vive come un momento da manicomio, no? Poi si rende conto che la didattica si dipana da sé, che i ragazzi sono sempre attenti, che il tempo d'attenzione è totale, come a Barbiana era totale, no? Perché il tempo scuola non è il tempo che scaldiamo i banchi, il tempo scuola è il tempo d'attenzione. Quando cala l'attenzione finisce la scuola, è inutile dire tempo pieno o tempo parziale. Se la scuola non funziona, io consiglio a tutti di tenersi i figlioli un po' più a casa, perché almeno si nevrotizzano meno, mi sembra più che giusto, anche perché quel tempo lungo di Barbiana ha interpretato, non è che Don Milani fosse pazzo da tenere i ragazzi sulle tabelline dall'8 di mattina all'8 di sera. Cioè, cosa succedeva a Barbiana, per raccontare un po'? Cioè, Barbiana, la canonica, era l'unico contesto dove trovavi le risorse. Quindi ovviamente Don Milani aveva capito che a Borgo San Lorenzo, in Parigi, che era un intellettuale amico che già aveva fatto conferenze alla scuola di San Donato, aveva messo su un cineforum, e siccome mio cognato aveva un cineproiettore già a quei tempi, lui si impossessò, come faceva lui, no? Come la Treccani, gli disse alla zia: allora, so che tu me la darai in eredità, cosa ti devo augurare? Che muori subito me la regali. Capito? Se una cosa era utile ai ragazzi, trovava il modo di, no, te la chiedo un prestito, poi non tornava mai indietro, come il cannocchiale del Cicogni, no? Perché l'astronomia, per Don Milani, osservare il cielo era un momento, diciamo, magico. Non era solo osservare il cielo, ma anche vivere, no, questo mistero, questo, cioè, erano cose che creavano il luogo e non il contenitore, no, per rimanere nella... Quindi è ovvio che Barbiana, se volevi andare al cinema in un contesto come era quello, potevi andare solo a Barbiana. Se volevi ascoltare musica, l'ascoltavi a Barbiana. Se volevi avere gli strumenti per liberarti dal gioco dello sfruttamento, dovevi andare a Barbiana. Cioè, capite bene che per noi andare a Barbiana non era una fatica. Cioè, non è paragonabile. Cioè, chi volesse tradurre alla lettera, no, questo tempo di Barbiana, io gli darei subito di malato nella mente. Cioè, il tempo che la scuola rimanga sempre aperta è un altro discorso, no? Perché la scuola è un servizio, se si fosse cittadini, no, rispettosi, no, che sanno utilizzare gli spazi, senza, la scuola dovrebbe essere sempre aperta. Cioè, qualsiasi contadino, no, siccome la scuola di Barbiana aveva anche l'officina o la falegnameria, è ovvio che qualsiasi contadino, se aveva un problema, no, di doversi fare un attrezzo o di a qualsiasi ora del giorno o della notte, andava alla scuola. La scuola era sempre aperta. Questo è un altro discorso. Cioè, quindi
capite bene che questi luoghi comuni, dove anche la stessa bocciatura era un'emergenza, perché un ragazzo bocciato, si dice nella lettera, è un ragazzo che ripete un anno e non saprà niente di quello che avverrà l'anno dopo. Per cui, siccome poi alla sua età va a lavorare, non è che terminerà lo studio. Quindi non è che questo lo possiamo trasferire nella mentalità d'oggi. Cioè, a me quando mi dicono nella mia scuola non si boccia, a me mi puzza un po', ma non perché solo per le bocciature, perché so benissimo che in questa fase della società della tecnica, come abbiamo il frigorifero e quindi mangiamo con estrema facilità, otteniamo i diplomi con estrema facilità. Ma il problema non è il diploma, no, che ti consente di fare poi certe cose anche se sei incompetente, magari perché sei raccomandato, ma non ci voglio entrare in questo discorso. Cioè, è ovvio che Barbiana è il luogo della presa di coscienza in primo luogo, no? Cioè, quando citavo l'autodifesa di Don Milani è perché secondo me quel libro fa capire tantissimo la metodologia, no? I due capitoli, non ho perso il filo, faccio tanti incisi ma poi mi sbaglio, no? I due titoli, dal motivo occasionale e il motivo profondo, cioè questo percorso è il processo educativo di Don Milani, cioè si parte da ciò che la vita ci apparecchia, dal contesto di realtà, però deve essere quello reale, cioè se nel 2030 i sociologi ci dicono, e hanno ragione, perché lo vediamo, che il 50% della popolazione si trova a tradurre in creativi, per non dire disoccupati, è ovvio che la scuola deve pensare a una società, perché il bagaglio di conoscenze che Eri offriva al ragazzo era sufficiente alla vita e al lavoro, ma lo stesso bagaglio oggi non ti porta più da nessuna parte, tanto più che le nozioni è più importante saperle interpretare, perché comunque ti arrivano, perché anche i bambini ormai con quegli strumenti estremamente utili ma anche estremamente pericolosi come sono i cellulari, i tablet, no? Cioè le informazioni le trovano comunque, magari non sanno discriminarle, e questo è il problema della scuola d'oggi, no? Quindi Don Milani partiva dall'allora contesto di realtà che era diverso, ecco perché ha esaltato più certe tematiche che oggi magari non sono così importanti, perché ce n'è altre molto più serie, no? E partendo dal contesto di realtà ha condotto l'allievo al nucleo forte della disciplina. Cioè se noi traduciamo quelle parole in un linguaggio didattico, il motivo occasionale è la motivazione. Cioè quando noi vediamo che i ragazzi vivono un tempo d'attenzione alto, vuol dire che siamo partiti dal punto giusto, no? Perché vuol dire che no, quando c'è quel brusio, vuol dire che c'è la buona pratica in corso, cioè che la motivazione, il motivo occasionale da cui siamo partiti, dipana un processo, no? Però poi sta alla strategia dell'educatore di condurti nel luogo della conoscenza, no? Perché si capisce bene leggendo Lettera a una professoressa che non è avere l'educatore che sa tutto, no? Un'enciclopedia che noi produciamo buona scuola, ma è quando l'educatore ti accompagna nei luoghi dell'apprendimento, no? Cioè Don Milani per esempio, quando io sono arrivato con mia grande sorpresa, non rispondeva mai facendo sapere che sapeva.
diceva vai sulla Treccani, vai a prendere l'Atlante geografico, vai, cioè un meccanismo, no? Dare gli strumenti, no? Che cos'è l'educatore? Regista e portatore di strumenti. Questo c'è scritto nella lettera di una professoressa, però sono frasi che non vengono mai estrapolate. Cosa vuol dire educatore, regista e portatore di strumenti? Vuol dire che ti mette in un percorso di ricercazione, si direbbe noi, dove alla verità ci deve arrivare da protagonista l'allievo e non da ascoltatore, come spesso succede, perché c'è l'educatore convinto di sapere tutto e predicando bene, poi abbiamo visto le cose entrando di qua e stando di là, perché se no non si spiegherebbe il calo di cultura così elevato nel nostro paese. Quindi capite bene, io posso anche entrare un po' di più nel processo, per dire, Don Milani quando fu accusato di apologia di reato, cioè d'essere un cattivo educatore, non ce lo dimentichiamo, fu anche condannato e si dovette difendere, la prima cosa che fece, e poi smetto per consentire il dialogo, la prima cosa che fece fu quella di mettere in cattedra i nostri genitori, gli anziani, che dovettero raccontare, no? Visto che l'obiettore era un vigliacco, cioè dovettero raccontare da quando gli era arrivata la cartolina di precetto per andare alla guerra, che cosa gli era successo, compreso il livello di comprensione rispetto, perché uno gli arriva la cartolina e dice, non c'è più, un padre di famiglia il giorno dopo non c'è più, quindi per lui era anche importante dire ma ti sei reso conto di quello che è successo, no? Io per esempio scoprì che mio padre, no, faceva parte di quella leva dei diciassettenni che chiamarono la prima guerra mondiale, no? 17 anni. Cioè a 17 anni mio padre, che di certo non capiva il contesto politico, forse l'ha capito dopo quando ha reagito, no, in altri tempi come tanti, però voglio dire, capite bene il contesto di realtà come si dipanava e che cosa apparecchiava, cioè lui lentamente introdusse il punto di vista del perdente e rilesse la storia dal punto di vista, direi, del contadino di montagna, nemmeno del contadino, perché lui era preciso nell'interlocutore, no? Se vuoi imparare l'arte dello scrivere, in primo luogo devi capire chi è il tuo interlocutore. Se non hai un interlocutore, si ritorna alle forme dell'astrattismo che non portano da nessuna parte, no? Cioè, però ovviamente siccome era un educatore e il compito suo era raggiungere gli obiettivi curriculari, non fare un programma omnicomprensivo, autoreferenziale, no, come si fa oggi, che forse questo è uno dei motivi per cui la scuola ha seri problemi, ma lui programmava gli itineri. Quando, cioè, fra l'altro per legge il programma non esiste più, cioè, io a volte entro nelle classi e dico ma qualcuno mi parla del programma, eppure il programma non esiste più, è un elemento virtuale, è un fantasma il programma, che poi è il libro di testo il programma, non è altro che il libro di testo. Allora teniamo un'enciclopedia come faceva Don Milani, senz'altro è più potente di qualsiasi libro di testo, no? Se la Treccani con gli aggiornamenti non ti manca nulla, no? Però oggi c'è la LIM, c'è la rete, cioè, voglio dire, non è che puoi prescindere dalla nuova tecnologia, no? È ovvio che Don Milani, che a quei tempi già
solo per, come si dice, pensate alla farraginosità della scrittura collettiva quando un foglio diventava una tavolata perché dovevi tagliare e incollare tutte le idee, no? Che era anche bello perché c'era una dimensione, un rapporto con la parola che sì, uno potrebbe dire la manualità, però insomma fino a un certo punto. Oggi quando tu c'hai tutto, no, predisposto, è logico che il tempo d'apprendimento aumenta, la dinamicità, i tempi morti, le noie, l'attenzione, cioè la tecnologia, se non è il fine ma è il mezzo, come dovrebbe essere, no? È ovvio che aiuta, che non va demonizzata, guai a rifiutare la tecnologia, però va messa nel posto giusto. Pagliana c'era tutto, cioè, noi avevamo i primi calcolatori dell'Olivetti, avevamo un laboratorio ricchissimo che era quello di Piazza Indipendenza, dove c'era, come si chiama, la sinistra cattolica, ma anche il mitico Codignola, no? La scuola Pestalozzi, no? Dove c'erano risorse infinite, per esempio noi andavamo lì, utilizzavamo anche la matrice elettronica che già lì l'avevano, no? Perché quando noi eravamo all'estero, io un periodo della scrittura della lettera sono quell'Edoardo a Londra, però io non ho mica smesso di lavorare alla scrittura perché a me mi fu dato l'incarico di capire la dispersione scolastica in Inghilterra, dove diciamo, no, si segregava il ragazzo, cioè i migliori andavano in scuole migliori, insomma, per dire. Quindi Don Milani non faceva altro che capovolgere le logiche della scuola tradizionale, invece di calare dall'alto verso il basso tutto lo scibile, faceva il percorso inverso, teneva presenti gli obiettivi curriculari, cosa deve sapere un ragazzo a 13 anni, no, questo è importante. Tante sapere come insegnanti, cioè in rapporto a chi abbiamo davanti, sapere dove li dobbiamo condurre. Poi ovviamente le strategie sono quelle che ci inventiamo, però l'importante è creare quel clima classe, no? Io in quel periodo, oltre che avere sentito tutte le confessioni dei vecchi di Bagnacco, erano cose con emotività indescrivibile, a un certo punto mi sono ritrovato a leggere in maniera sinottica, come la domenica mattina si leggeva i Vangeli della Grange, il testo dello Smith, che ce lo presentò come il testo ufficiale, quindi inaffidabile, e poi il testo, lo Smith, il Saitta, ho detto Saitta? Sì, il testo del Saitta che ce lo descrisse, come vi ho detto, era uscito lo Smith, Storia d'Italia, e mi disse, vabbè, questo è inglese e di sicuro delle verità le dirà. E infatti era micidiale. Il risorgimento raccontato dagli inglesi con quelle navi che portavano i garibaldini in qua e là, quasi come un teatro. Ma ora non voglio entrare nei particolari perché siete più competenti di me, però capite bene che Don Milani non era un improvvisatore, un giocoliere come ce lo hanno raccontato, non era l'educatore che ti guardava negli occhi come qualcuno crede, ti ipnotizzava, ti cambiava, cioè noi eravamo dei modelli, cioè non è che non, cioè, c'era un rapporto umano indescrivibile, cioè, certo, se si arrabbiava, si arrabbiava, però non ha mai vissuto momenti di incoerenza, non era mai l'arrabbiatura che esprimeva, come si dice, la pigrizia dell'educatore che trova, no, cioè, come le regole valevano per noi, ma valevano anche per lui, e questa coerenza che poi crea la complicità, no? Quindi noi ci siamo letti
questi testi in maniera sinottica, abbiamo fatto i confronti, i paragoni. Quando non trovavamo i dati ci è toccato andare per esempio a Roma, da quel famoso Peiro, per scoprire, cioè, per esempio, dei gas nervini utilizzati in Etiopia. Il priore era sicuro, perché lui lo sapeva, perché aveva avuto dei rapporti con gente, suo padre era un chimico, no? Quindi, voglio dire, la chimica italiana aveva creato, come i tedeschi l'avevano creati per primi nella guerra del 15-18, ma furono usati anche nel primo Novecento, nella guerra coloniale. Quindi un dato che non esisteva, ma lui era convinto che fosse vero, ci costrinse ad andare anche negli archivi storici, no? A cercare dove non, quello che i libri di testo non dicevano. Quindi capite che la scuola non faceva il compito di realtà, no? Perché ora, come mediazione a questo stimolo, è venuto fuori il compito di realtà, che è un po' come l'ora delle emozioni, no? È un po' la stessa cosa, il compito di realtà, che ha la sua positività, perché uno deve rientrare in carreggiata, voglio dire, lo facessero all'università per insegnare ai futuri insegnanti, no? Come si fa a scuola, no? Allora diventerebbe un'esperienza significativa e positiva, ma la realtà c'è tutti i giorni, no? Quindi è ovvio che il bello di Bargnana era vivere concretamente, che ciò che tu elaboravi trasformava la realtà, no? A Bargnana, anche quella è un altro luogo comune, se uno dice a bruciapelo un bambino che ha visto il film di Castellitto, no? Descrivimi Bargnana, lui ti dice: ah, Bargnana, un luogo povero dove non c'era. Io quel luogo non l'ho visto, sono arrivato qualche anno dopo, e se in un posto va un educatore bravo, se manca la strada, fa la strada, se manca l'acqua, fa l'acquedotto, se manca l'elettrici, cioè, voglio dire, quando sono arrivato io a Bargnana c'era tutto. Cioè, Bargnana non è il luogo che mi raccontano, perché una scuola senza risorse non va da nessuna parte, anche se c'ha il più bravo maestro del mondo. Cioè, la prima cosa che lui ha fatto è far capire a questi contadini, che avevano poco, no? L'importanza della scuola, e i contadini hanno investito tutto nella scuola, perché lui non ha voluto l'eredità della madre, si faceva aiutare dalla Pirelli solo per il viaggio all'estero, quello sì, perché erano costosi, ci dava i soldi per andare e tornare, e poi poco tempo di vita, e se uno di noi trovava lavoro ovviamente accoglieva anche gli altri, io ho avuto fortuna, perché a volte anche fortuna oltre che capacità, ma quanti ragazzi di Bargnana si sono ritrovati nelle comunità quacquere perché non trovi lavoro, no? I quacquere erano innamorati di Don Milani, soprattutto per questa storia nel 65, e tutte le comunità quacquere scrivevano: ah, se ha bisogno, no? Cioè, quindi era proprio un dover scansare le comunità quacquere per inventarci qualcosa di nuovo, perché per Don Milani, pur di imparare l'inglese, si passava da una realtà contadina a un'altra realtà contadina, ma con delle rigidità magari che erano peggiori di quelle che io credo. Grazie.